Vi ricordate la canzone dei D.D. Sognando la California? Io ho sognato la Ferrari California, servizio. Sleep, dreaming about the things that we could be, but baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. I see this life like a swaying vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. Bene, amici di Motori a 360 gradi, siamo nello showroom di Rosso Corsa, con noi Luca Sicurtà, con l'accento sulla, con la California T, come tantini, quindi potevano non la casa di Maranello dare un nome a noi, a mali là delle battute. Luca, adesso andiamo a provare veramente questo gioiello che già ti affascina solo in forma statica, figurati quando me la farai provare, poi sono cavoli tuoi, in forma dinamica. Assolutamente sì, vedrai il puro divertimento, sportività unito al comfort nell'utilizzo di tutti i giorni, nell'utilizzo quotidiano. Perché naturalmente questa vettura bisogna provarla per capire le nuove Ferrari come sono, perché sono vetture rispetto a, diciamo, 7-8 anni fa, che tutti pensavano sono vetture difficili da utilizzare e non, sono vetture semplicissime con un cambio 7 marce doppia frizione, quale è appunto quello di Ferrari, vettura che può essere guidata tranquillamente anche da una donna. Vettura quindi... Prego. Le chiedo scusa, possiamo sfatare il mito che Ferrari non è una vettura da città, ma chiunque lo può guidare tranquillamente, perché gli accorgimenti tecnici danno quella tranquillità, quella sicurezza di una, diciamo, un po' esasperato, una city car, tra virgolette. Sì, possiamo definirla così, una city car, diciamo, extra lusso, però con tutto il comfort di utilizzo di tutti i giorni, e all'occorrenza una vettura dove tu puoi entrare in pista e tirare e sfruttare tutti i 560 cavalli. Quindi ripeto, è una vettura dove capita a volte che anche la signora la utilizza, perché ha un cambio molto fluido, facilissima da guidare, molto morbida e maneggevole. Sono quasi due vetture in uno, sportiva dove si può utilizzare direttamente in pista, e anche una vettura da tutti i giorni, rispetto all'utilizzo che oggi uno vuole avere una vettura anche per tutti i giorni.
Io devo ringraziare l'amico Luca Sicurtà con l'accento sulla Rosso Corsa, la famiglia Schöne e l'amministratore Gigi Gai, perché guidare questa vettura veramente toccare il cielo con un dito, e devo dire che è di una sensibilità e di una leggerezza nella guida che se l'ho guidata io la possono guidare tutti. Con Rosso Corsa, con California T, come tantini, e al di là degli scherzi, io invidio chi ha la possibilità di acquistare questa vettura, perché è il top di gamma di vetture che si possono guidare veramente in tranquillità, in serenità. E poi devo dire che ultimamente con questa vettura le ragazze si fermavano, forse guardavano Luca o forse guardavano me. Piacevi anche tu, tranquillo, piacevi anche tu, sì. Ma sicuramente piaceva la California. Buona estate! Bene, piaceva il grigio dei miei cappelli. Se volete sentire la canzone Sognando a California, dovete andare a sintonizzarvi su altre radio. E continuiamo con i nostri ospiti, con Andrea Liberini. Entriamo un po' più nel dettaglio di questa manifestazione, poi chiudiamo con Bruno Ferrari, ma poi continuiamo con la trasmissione. Sì, diciamo che l'evento è nato proprio con lo staff delle gocce. E con Calibra. E con Calibra, ovviamente. Diciamo che è una joint venture tra Calibra e le gocce. E sarà un evento nuovo, innovativo, e è un progetto a lungo termine, perché questa sarà la prima edizione, però l'intento è quello di portarla a più edizioni. E vogliamo far diventare protagonisti tutti quelli che entreranno le gocce in questi due giorni. Crediamo molto nel torneo, perché pensiamo che sia un torneo molto diverso dal solito, quindi un torneo si chiama Extreme Sport, quindi un torneo estremo a livello fisico, perché sono 11 ore di sport continuo, quindi sarà da ridere, insomma, saranno delle belle. Già adesso, proprio poche ore fa, ho pubblicato sulla pagina ufficiale di Calibra, su Facebook, un attimino l'evento, il programma, quindi invito un po' tutti gli ascoltatori. E lo girerai anche sulla nostra pagina di Facebook di Motori, così Luana lavorerà. E quindi già da stasera si potrà vedere un po' il programma e capire meglio di questo evento. E chi invece ne capisce tanto è Bruno Ferrari. Bruno Ferrari. Ormai ti è rimasta in testa con la Ferrari. Ormai è arrivato. Bruno Sandrini con l'ultima parte dei piloti nel campionato italiano. Bresciani. Sì, appunto finiamo questo excursus con Andrea per quanto riguarda i piloti del campionato italiano, che speriamo appunto di vedere impegnati anche loro all'interno della tua manifestazione. Quindi abbiamo parlato di due poli opposti, il mondiale e i trofei nazionali. Parliamo un attimo del campionato italiano, perché in questo momento c'è una vecchia volpe, anche se l'età anagrafica non è avanzata, ma è tanto tempo che calca le piste italiane, ed è quel Fabrizio Perotti, che è stato qualche settimana fa nostro ospite, che appunto già quest'anno vanta un successo all'interno del CIV, ma soprattutto riesce con una squadra familiare, con un mezzo comunque buono, ma costruito con dei budget molto limitati, a mettere in difficoltà anche le squadre ufficiali, che quest'anno sono schierate in maniera copiosa all'interno del CIV. Sì, beh, Fabrizio lo conosciamo un po' tutti da tanto tempo, perché è veramente tanti anni che corre. Diciamo che sta a testimoniare un po' che forse questa volta la federazione ha azzeccato a fare il nuovo regolamento per limitare i costi. In Superbike qualche anno fa pensare di fare una moto in casa era praticamente impossibile. Adesso Fabrizio sta dimostrando che con un budget ridotto si può fare un'ottima stagione, una grandissima stagione. Bene, una grandissima stagione la sta facendo l'ACI Brescia con le pillole. Prima di lanciarle mandiamo alla pubblicità. Io nel frattempo ringrazio Andrea Liberini. Grazie a voi. No, ti ringrazio perché hai dato la possibilità al nostro giornale di riferimento Brescia Oggi di essere sulle pagine e di invitare alle gocce per la tua manifestazione il 25-26 di luglio. Ti ringrazio che hai invitato Motori, e dovrà lavorare anche Sandrini con Luana. E a questo punto pubblicità, poi io a questo punto do anche i saluti chiudendo con l'angolo del VIP, con le pillole dell'ACI, col direttore dell'Automobile Club di Brescia,
e poi l'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie e buona serata.